con tante giustificazioni, seminano odio e dolore e pesanti manipolazioni nel culto di morte e terrore. Hanno rispolverato il primitivismo peggiore, hanno rispolverato il primitivismo peggiore. Che cosa bisogna fare per uscire da una condizione di un'umanità così virtuale, ma col dolore assai reale? Non ci sono facili strade e vie, né brevi percorsi e ideologie che mutino queste intere follie. Però quello che si può fare è gridare, urlare e denunciare che il mondo è pieno di esclusi e non fingere di non vedere tutte le ingiustizie e i soprusi che subiscono non solo i delusi, ma che appartengono a tutti, perché tutti siamo dei reclusi e a tutti vengono rubati i frutti nel giardino dei sogni recisi, dove regnano astuti farabutti nei pericolosi giochi già decisi. Da chi nella piramide sta in alto e getta nell'abisso più profondo, chi l'ingiustizia mette in risalto urlando lo schifo di un mondo. Ma la speranza allora dov'è? La speranza allora non c'è. La speranza è non disperare e gridare, urlare e denunciare. Il marcio che si vede affiorare. La speranza che può salvare. La speranza che può salvare. La speranza che può salvare e non smettere di sognare. La speranza che può salvare. La speranza che può salvare e non smettere di sognare. Non smettere di sognare.